Siamo arrivati alla fine di questa maratona che spero sia stata per tutti voi interessante, un riassunto e anche con molte cose nuove, con altre voci nuove, internazionali. Ci diamo un arrivederci fisico quando potremo rincontrarci, anche se credo non sarà facile riconquistare le libertà costituzionali che sono state sospese e sappiamo perché. Già vedo e si intravedono segni che dimostreranno, ci metteranno in situazioni difficili in cui dovremo combattere per riavere le libertà che sono state sospese. Questo è il primo punto. Dobbiamo sapere che la situazione sarà molto più critica, molto più drammatica. Incombe una crisi economica di proporzioni gigantesche che coinvolgerà e travolgerà, temo, l'Italia. Quindi dobbiamo tutti pensare che la politica sarà un po' diversa, ma comunque dobbiamo riportarci in una situazione che ci consenta di guardarci negli occhi, guardarci in faccia, perché coloro che stanno utilizzando questa situazione come uno strumento in cui saranno colpiti i più deboli, sono già stati colpiti i più deboli, coloro che hanno in mano i bastoni del comando li useranno. E quindi sarà compito nostro, tutti insieme, di costruire una barriera e una capacità di riscossa. Questo è quello che volevo dirvi, perché questo è un esperimento online, ma ci saranno e dovremo fare in modo che ci siano altri esperimenti di lotta e di combattimento politico che siano fisici, dove ci si possa ritrovare e guardare negli occhi. Lascio la parola a Manlio Di Nucci. Grazie, concordo con quanto ha detto Giulietto, cioè sul quadro che ci aspetta. Pensiamo che più aumenterà la disoccupazione e più aumenterà anche il ricatto sui lavoratori. Cioè, lavori, ti posso dare un lavoro, ma a quali condizioni? Quindi qui rientra in gioco tutto. E qui la guerra diventa appunto, abbiamo già detto, elemento organicamente legato a tutto questo. Non è un campo a sé, separato dalla nostra vita quotidiana. Per questo noi ci battiamo su dei concetti precisi, intendo noi l'ambito che ha costruito questo, il gruppo che ha costruito questo evento. Cioè ci battiamo innanzitutto per un'Italia sovrana e neutrale. Cioè io faccio parte del Comitato No Guerra No NATO, che ha un obiettivo molto preciso. Fuori dalla NATO, ma non perché vogliamo entrare in qualche altra alleanza militare, fuori da ogni alleanza militare. Costruiamo un mondo senza più alleanze militari, ma non possiamo stare su un'alleanza che determina le nostre scelte fondamentali. Non è un'alleanza, in altre parole. Ma non è solo questo. È stato sollevato il tema, per esempio, da parte degli economisti di cosa dovrebbe fare l'Italia per trovare una via di uscita economica che può costruire l'Italia con le sue risorse, ma bisogna svincolarsi dall'imposizione dei meccanismi dell'Unione Europea e di altri organismi sovranazionali che praticamente ci offrono, diciamo, la fune di salvataggio per uscire dalla crisi, ma stiamo attenti: a un lato della fune, quella che ci tendono, c'è un cappio. Se ci mettiamo dentro il collo, saremo strangolati dal debito, finendo, come è già chiaro, nello scenario della Grecia. Quindi questo è il quadro. Allora, di fronte a tutto questo, riprendo il tema di Giulietto e chiudo. Non c'è più una questione di un singolo partito, di una singola ideologia che debba muoversi. Dobbiamo muovere tutte le energie del paese possibili, al di là della propria convinzione politica o se vai a votare per chi voti. Dobbiamo assolutamente costruire un largo fronte in cui ciascuno
svolga il suo ruolo in rapporto alle competenze, in rapporto alle possibilità, alle capacità che ha. Cioè, gli economisti, come già ci stanno indicando, stanno studiando le vie di uscita, ma sta a tutti noi premere come movimenti di opinione pubblica fortemente perché diventino queste le soluzioni. Noi diciamo che bisogna svincolarci dal sistema di guerra e quindi questo fa parte lo stesso del fronte. Allora, qualunque voce, qualunque iniziativa concreta, perché qui è in gioco il nostro futuro, è in gioco il nostro futuro, si può o da un lato perdere tutte le conquiste fondamentali realizzate dalla Costituzione della Repubblica Italiana in poi, oppure potrebbe questa profonda crisi essere il momento decisivo per aprire un'altra epoca per l'Italia. Cioè, noi siamo a un bivio, io penso. Dipende da tutti noi, non c'è qualcuno al di sopra di noi che ci può trovare la soluzione. Insisto su questo punto, dipende da tutti noi. Quindi diffondete questi messaggi, il video e il convegno resterà online, consigliate vostri conoscenti, amici, chiunque abbia una sensibilità su questi temi, di andarsi a vedere magari una singola parte che più gli interessi e facciamo sì che lo sforzo che abbiamo fatto contribuisca a quello che è l'obiettivo. Dobbiamo non essere oggetti in mano ai potenti, dobbiamo essere soggetti artefici del nostro futuro. Grazie a tutti voi e grazie soprattutto a chi ci ha permesso di parlare a voi.